Le letture che abbiamo ascoltato per questa seconda domenica di Avvento meriterebbero di essere una per una approfondite nei diversi particolari. Ovviamente non è possibile. Nell'omelia vanno tracciati alcuni elementi che possano rimanere con noi lungo la settimana. E allora cerco di mettere in evidenza di ognuna qualche aspetto. Nella prima lettura che il profeta Isaia, il profeta di questo tempo, ci viene presentata una situazione che non ci riguarda solo come tempo di avvento o tempo di attesa, ma direi che riguarda esattamente l'esperienza che stiamo vivendo a livello personale, di comunità, di città e di mondo intero, questa esperienza di difficoltà segnata dalla pandemia. Il profeta Isaia dice che il Signore ha posto termine, grida che la tribolazione è compiuta. Stiamo vivendo un tempo di particolare tribolazione, non ne eravamo abituati a questo livello, anche se non c'è mai stata nella storia e sul pianeta un tempo, un anno in cui in nessuna parte del mondo non ci fossero difficoltà, problemi, guerre, in altre parole tribolazioni. Questa ci ha toccato tutti, anche noi che credevamo di vivere in quella parte del mondo più sicura. Quindi queste parole di Isaia sono particolarmente nostre per questo momento e ci assicurano che comunque alla tribolazione c'è sempre un termine. Dio non lascerà l'umanità in balia eterna della tribolazione. Ma per porre termine a questa tribolazione ci vuole anche il contributo stesso dell'umanità. Conosciamo quanto ci è stato indicato, quali sono gli atteggiamenti che dobbiamo tenere e lo stiamo facendo, anche qui in Chiesa, con attenzione. Ma questi sono gli aspetti che pongono fine alla pandemia della malattia, o perlomeno affrettano il venir meno di questo contagio. Ma perché da questa situazione ne usciamo, come continua a ripeterci Papa Francesco, migliori e non peggiori di prima? Perché ogni crisi pone sempre l'umanità e chi la vive in questo bivio, che dopo non sarà più uguale a prima, ma questo non uguale può significare che diventa peggiore o migliore, che avrà da questa crisi imparato o meno, che sarà diventato capace di collaborazione e solidarietà, oppure si sarà ritirato in un egoismo ancora più grande e dividente. Ebbene, qual è questa parte di collaborazione che il profeta Isaia, già 4-5 secoli prima di Gesù, indicava al suo popolo? Sono due aspetti. Il primo è in quel verbo ripetuto, consolate, consolate il mio popolo. C'è bisogno di consolazione. Ma mi domando, che cos'è la consolazione? È forse un placebo, una medicina palliativa da amministrare in un momento particolare per alleviare un po' il dolore? Per dire una parola un po' più dolce che possa un po' confortare un attimo, ma che ci lascia lì? Consolare è molto di più. È una realtà collettiva, è un modo di vivere insieme e non individuale. Contiene
due termini, cum, con, insieme, e la seconda parte che conta di più, solido. Consolare significa entrare e fare della nostra umanità una solidarietà, diventare tra di noi tutti insieme solidi. Ho detto in altre parole, solidali. La consolazione è ciò che solidarizza e rende l'umanità a tutti i livelli una comunione. Ovviamente ognuno deve partire da quell'ambiente, da quel luogo in cui vive e cammina. E il diventare solidali, incominciando dal fratello e la sorella che vive o convive con me, dalla mia famiglia, dall'ambiente di lavoro, dalla città alla nazione, all'intero pianeta. La consolazione in questo modo è tutt'altro che un placebo o un palliativo o parole dolci di un momento. È un vero impegno, è un cammino, è una decisione sicura che si deve prendere insieme, sapendo che il noi vale più dell'io e che alla fine, se ci lasciamo rendere noi, saremo veramente secondo Dio. Perché Dio vuol salvarci tutti e insieme. L'altro aspetto, per uscire migliori e nuovi dalla tribolazione, è ancora il profeta Isaia che ce lo sottolinea e dice: sapete parlare al cuore del popolo? Se siamo credenti, se crediamo di essere cristiani, se vogliamo essere discepoli di questa parola che è Gesù Cristo, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, dobbiamo essere capaci di parlare con la sua stessa parola. Dobbiamo diventare capaci di utilizzare il suo linguaggio, e il suo linguaggio arriva al cuore. Parlate al cuore del popolo. E le parole che arrivano al cuore del popolo sono quelle che originano dall'ascolto attento della parola di Dio e che modificano la nostra logica troppo individualista ed egoista, rendendola ad agio secondo la logica e il pensiero di Dio. Se vogliamo superare questa tribolazione e trovarci, quando sarà finita, migliori e non peggiori, abbiamo bisogno di questi due aspetti. Uno lo condividiamo con l'intera umanità, quella della consolazione come solidarietà. L'altro deve essere un impegno particolare di noi cristiani, di noi discepoli del Signore, quello di saper parlare al cuore del popolo, ovviamente incominciando dal nostro cuore. Si potrebbe sviluppare questo discorso. Abbiamo ascoltato alcuni versetti della seconda lettera di Pietro. È un testo originale e anche un po' difficile, ma c'è un passaggio che vorrei evidenziare. Ci dice: il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa o le sue promesse. Se sembra ritardare, è per darci tempo al pentimento. Se sembra ritardare, è per la sua magnanimità, perché ha un animo grande che raccoglie tutti. Ma la parola chiave è promessa. La parola della Sacra Scrittura è promessa, non è previsioni o profezie. Dio non fa delle previsioni,
Le previsioni le possiamo lasciare giustamente alla scienza che cerca di darci delle indicazioni per il futuro, alla ricerca. Abbandoniamo quelle previsioni che vengono invece da altre fonti come gli oroscopi. Dio non fa previsioni, ma non vorrei essere malinterpretato, neppure profezie, perché profeta per la Bibbia vuol dire parlare al nome di Dio. Quindi Dio non fa profezie, non ci dice come sarà il futuro, come possono fare i maghi, gli astrologi o tutta questa gente a cui si va e si paga per sentirsi dire quello che si vuole, che non avverrà, un inganno eterno. Dio promette. Dio promette. E una promessa è una cosa molto diversa da una previsione che lascia nel dubbio e nella possibilità, peggio ancora dalle profezie. Una promessa impegna la persona che la fa, ci mette la faccia e tutto se stesso. Una promessa va mantenuta, se no dice che quella persona è falsa. Un Dio che promette non compie non è Dio, è falso. Il nostro Dio non è questo. Il nostro Dio promette e compie. E se tarda al compimento, è solo per dare tempo all'umanità intera di entrare nella sua promessa. Che nessuno vada perduto. E ritorniamo al concetto di solidarietà. Fino all'ultima pecora smarrita. E difatti, poco dopo quella affermazione, l'Apostolo Pietro ha aggiunto: perché Dio, nel suo animo magnanimo, non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi e quindi entrare nella promessa della misericordia e della salvezza, come abbiamo pregato nel Salmo responsoriale. Ma c'è ancora il testo del Vangelo. Domenica scorsa abbiamo letto gli ultimi versetti del Vangelo di Marco prima dell'inizio della Settimana Santa, degli avvenimenti legati alla passione, morte e risurrezione di Gesù, la redenzione. Oggi ci sono invece presentati i primi 8 versetti del Vangelo di Marco stesso, il prologo potremmo chiamarlo. La prima riga è il titolo, ma è ricchissima perché sintetizza tutto. Inizia con la stessa parola del Vangelo di Giovanni, in principio. E che cosa c'è al principio, all'archè? Che cosa c'è? C'è il Vangelo. Marco inventa il termine Vangelo. C'è il Vangelo, ma che cos'è il Vangelo? Una pura notizia, un'idea lanciata, un'etica da rendere comportamento dell'umanità? No, questo non è Vangelo. Questo può essere filosofia o morale. Il Vangelo è, ce lo dice subito, è Gesù e gli mette tutti i nomi. Il Vangelo è una persona. E Gesù, il figlio di Maria, che celebreremo dopodomani nell'Immacolato. Il Vangelo è Gesù, fin dall'inizio della storia, della creazione, la prima parola, l'archè. Il Vangelo è Gesù, il figlio di Maria, il Cristo, il Messia, è il figlio di Dio. Sintetizza tutto in pochissime parole. Ci sarebbe altro da dire, aggiungo solo un altro elemento perché è un'immagine che mi sembra bellissima. Domenica scorsa nel sottolineare il termine vegliare,
l'imperativo che veniva ripetuto. Vi ho detto che in greco vegliare il verbo è gregoreuo e che ci ricorda il gregoriano, il coro, la musica sacra, il creare tra di noi un'armonia musicale, la solidarietà. Nel presentarci oggi Giovanni Battista e dirci che invita a preparare, sottolinea più volte che Giovanni Battista viveva nel deserto. È solo un'osservazione geografica, il luogo dove la vita è difficile, rarissima, dove c'è la sabbia. In greco deserto si dice eremos e ci fa pensare agli eremiti, agli eremi. Qui in Gargano nel primo millennio ce ne sono stati tantissimi, nella versante sotto Monte Sant'Angelo, Pulsano, che è stata una ripresa, è ricchissima di eremi. È solo a questo ricordo storico e geografico che ci dobbiamo legare? Io credo di no. L'eremo è un qualche cosa di molto più intimo di un'immagine e fondamentalmente la coscienza. Prepararci al Vangelo, prepararci ad ascoltare la voce, come dice Marco. Dobbiamo entrare nell'eremo interiore di ognuno di noi, e l'eremo che abbiamo dentro è la coscienza. Se l'invito di domenica scorsa a vegliare ci chiamava a costruire tra di noi un insieme armonico, questo di preparare ci chiede personalmente di impegnarci ognuno ad entrare in profondità, a arrivare là, al centro della nostra vita, che chiamiamo coscienza o cuore, dove possiamo ascoltare la voce fonè che diventa poi in noi parola o trasformarsi nell'esperienza di Gesù. Ecco, credo che queste prime due domeniche di Avvento ci mettano quindi nella condizione corretta per essere tra di noi un vero coro capace di vegliare ed essere ognuno un eremo particolare che sa andare in profondità, ascoltare quella voce che rende e proviene dallo Spirito Santo. Le ultime parole con cui concludeva il Vangelo di questa domenica. Chiediamo al Signore di prepararci così, di essere armonici con tutti e profondi con noi stessi, perché parli in noi e attraverso di noi la voce dello Spirito Santo e parli quindi al cuore del popolo intero. Amen.